sono testimonianze necessarie per ricordare quello che è accaduto, tutto sommato poi non tantissimo tempo fa. I lager, le deportazioni, i crimini contro singoli individui e contro l'umanità. Ricordare significa trasmettere la memoria, farla conoscere a tutti, soprattutto alle ultime generazioni, perché quello che è accaduto nella storia non è detto che non possa accadere di nuovo, perché non sono follie criminali di singoli, ma sono moltitudini di persone che commisero questi barbari e questi crimini che furono avvolti nella legalità dell'epoca. Deportazioni avvenivano perché c'erano governi che le volevano e le autorizzavano, le leggi razziali venivano promulgate da parlamenti, venivano approvate e poi promulgate da parlamenti, capi di governo, capi di Stato e re, e quindi credo che il dovere della memoria significa questo, rappresentare a tutti quello che è accaduto, esprimere la gratitudine a quelli che ci trasmettono ancora la memoria, come il nostro presidente dell'Associazione Nazionale Militari Internati, l'avvocato Arcella, quasi 99 anni, uno dei pochi testimoni viventi di quello che è accaduto. Credo basta ascoltare per qualche minuto le sue parole con la sua testimonianza e nessuno, secondo me, o quasi nessuno, potrà rimanere indifferente. Ecco perché è importantissima la giornata della memoria, perché deve essere un esercizio di resistenza e di rafforzamento alla democrazia per scuotere le coscienze, certe volte anche un po' narcotizzate dei nostri tempi.